Allora, siamo di ritorno da una bellissima giornata passata a Capri, ovviamente a bordo dell'Ippocampo, che ha prolungato ulteriormente i viaggi anche ad agosto. Vi ricordo che parte il martedì, il giovedì e la domenica, e vi fa passare una giornata fantastica in una delle isole più ambite, penso, d'Italia, non soltanto del Golfo di Napoli. E ora stiamo facendo uno scalo a Procida, dove scenderemo perché sta per iniziare la festa della Graziella. Però, signori, da oggi in poi veramente ricchissimo di eventi Procida. Avremo il 21 Enzo Avitabile, quindi non mancate, il 22 Fiorella Mannoia, e poi finalmente il 23 ci sarà la chiusura con l'elezione della Graziella. Vi ricordo che potete partecipare tutti quanti numerosissimi alla festa, perché ci saranno diverse corse di Ippocampo che faranno acqua morta porto di Procida, quindi non vi preoccupate, prenotatevi, il ritorno assicurato a notte fonda. E che vi devo dire, sicuramente sarà una settimana ricca di divertimento da Procida e con Ippocampo. Allora, come vi dicevo, siamo di ritorno da Capri, dove avete passato una bellissima giornata, infatti ci vedete veramente un po' stanchi, però vi voglio dare veramente due feedback da due persone che sono state sull'isola insieme a noi. Uno è Peppe, che è in diretta da New York, è venuto qui a Monte di Procida ed è venuto con noi a Capri. Ciao Peppe! Ciao a tutti! Allora, dici, che cosa ti è piaciuto di più di Capri e se ti sei divertito? Di Capri mi è piaciuta la camminata che ci abbiamo fatto. Ah, bellissimo! Soprattutto via mare con Ippocampo. Soprattutto con Ippocampo, sì. E poi che sei andato a vedere sull'isola? Siamo andati alla piazzetta di Capri e abbiamo fatto un giro in barca intorno all'isola e questo è tutto. Hai detto niente, voglio dire. Michele, tu invece da dove vieni? Da New Jersey, in America. Allora, tu invece che cosa hai fatto oggi a Capri? Siamo andati al mare oggi, siamo divertiti tanti, l'acqua era bellissima, siamo andati al ristorante a mangiare con la famiglia e niente, bellissima, è stata una giornata bella, tranquillissima. Dobbiamo... Allora, sì, va bene. No, dicevo, allora vuoi salutare pure tu tutti gli amici del New Jersey? Sì, gli amici del New Jersey che non sono potuti venire quest'anno, spero che vengano l'anno che vengono e stiamo tutti qua. E noi, pure noi altra settimana ritorniamo pure noi là a lavorare. Allora, fra una settimana ci saluti tutti quanti gli amici che stanno sì, nel New Jersey. Da vicino, sì, sicuramente. Okay, un saluto a tutti. Tutti seguono Paco Smart, come di solito, tutti lo vogliono bene. E comunque, ciao Paco, grazie per quello che fai, ciao, ciao. Siamo anche un'americana doc, non soltanto una. Dina. Ciao, tu sei? Dina. We went to Capri today, it was a beautiful day in Capri. The water was so clean and beautiful. Our kids had a lot of fun today. And heading back to Monte di Brogia to finish up the rest of the week. We had such a great time at the festivals this year. The entertainment was really, really good. Thank you, Paco. All the time. We watch Paco all year long, all winter. It's what gets us through the year till we get here again the next summer, watching all of the videos that Paco and everybody, you know, puts on all year long. We enjoy it very much. So thank you very much for that. Thank you to you. Okay, grazie a tutto dall'Ippocampo. Chiudo, ovviamente ci saranno altre giornate splendide così da passare con Ippocampo.
arrivati a Capri, come vedete è una bellissima isola, però purtroppo un porto troppo piccolo per la quantità di gente che portiamo, infatti ora devo aspettare un minuto che esce un'unità per andare all'ormeggio. Comunque godetevi tutti gli yacht, le case, il panorama, è un mare che, se avete fatto caso, è diverso di colore, è un colore più blu, è un colore più intenso, perché qua il mare è molto profondo, la minima profondità sono 30 metri, quindi è tutto roccioso, comunque non ha sabbia, quindi rimane molto blu il mare. Ah, non potevamo venire a Capri se non venivamo in uno dei locali che attualmente penso è il più in voga del momento, che è il ristorante Mammà. E siamo insieme al grande chef, mio grande amico, e con orgoglio lo dico, che è Salvatore La Ragione. Manuela ci ha fatto questo regalo stamattina, ci è passata a salutare dopo un anno di promesse. Quindi riteniamoci fortunati ed è veramente una bella giornata oggi. No, non è vero, siete voi che siete troppo cari, io vi voglio troppo bene e vi tengo nel cuore. Però vogliamo sapere oggi, per esempio, se viene qualcuno stasera da Monte di Placida, che gli facciamo mangiare una cosa, dai. Ci abbiamo una buona minestra di pasta, dei calamari freschi, stamattina è arrivato del pesce locale molto buono, spigole, orate, qualche San Pietro, diciamo che il flegreo è la parte più, diciamo, più fiorente sotto l'aspetto delle materie prime. Noi ci approvvigioniamo anche dal mercato di Pozzuoli, dal tutto, insomma, da dentro, sì, dall'Isvem prendiamo i frutti di mare. E diciamo che tutto quello che noi usiamo qua è tutto pesce locale, pescato locale, tra, diciamo, il Golfo di Napoli, massimo Golfo di Salerno. Ottimo, allora abbiamo scoperto pure che Capri è molto molto flegrea, quindi con Mammà, quindi non ci resta che prendere le nostre barche. Tra l'altro noi con Ippocampo ci abbiamo messo appena 45 minuti, quindi forza! Lo dico soprattutto ai nostri amici americani che sempre ci chiedono dove dobbiamo andare, quando veniamo. Ah, signori, allora siete nostri ospiti, quando venite qua chiedete dello chef Salvatore La Ragione, dello chef Gennarino Esposito, e dite che vi manda a montediprocida.com. Li salutiamo tutti? Un saluto a tutti, vi aspetto qui a Capri. Ciao!